I Coldplay, questa era In For The Weekend. Prima abbiamo sentito anche J-Ax con Fedez, Vorrei Ma Non Posso, e poi il gruppo cileno che ha cantato El Impostor. Allora, ore 23:46, siamo ritornati qua in studio e tra l'altro adesso affrontiamo anche l'argomento. Siamo tornati, come dice il nostro Alberto. L'avete già sentito, infatti il nostro Alberto... E caro Alberto, ti posso chiedere una cosa? Insomma, stai seguendo anche un po' il calciomercato in questi giorni? Sì, un po', non tanto, non te dico, non è che ho avuto tanto tempo, perché ci abbiamo avuto il programma, mercoledì, ieri Radio Barça Italia e tutto insieme, così che non... Soltanto un momento di svago, sono andato a San Lorenzo, che suonavano i miei amici, ho suonato un po' con loro e basta. Quello è l'unico momento di svago in tutti questi giorni, in tutta questa settimana. Così che... E così diventa anche un po', insomma, complicato. Io direi che anche questo calciomercato è un po' strano. Cioè, Pogba, c'è una richiesta. Adesso ti facciamo delle notizie importanti su Pogba, che stasera non ha neanche brillato, perché c'è una richiesta da parte del Real Madrid, 120 milioni di euro per Paul Pogba, caro Alberto. Insomma, come la vedi questa situazione? Vabbè, guarda, il Real Madrid sempre spende quelle cifre astronomiche per il calciatore, così che non mi sorprenderebbe. In quel senso dici che potrebbe spendere è il calciatore più pagato del mondo, no? più che costa più nel mondo, questo assolutamente sì. Adesso sì, perché Bale era stato pagato 100 milioni, questo 120. Però inoltre io vedo che ovviamente i giornali, come i giornali sportivi, tutti quelli devono vendere, e allora certo escono certe notizie che poi non sono né in cielo né in terra, no? Mascheranno alla Juve, sì, quando? No, fantascienza. Tra l'altro Dani Alves alla Juve, l'avete commentato anche Radio Barça Italia con Mazzi, sì, quello... Come l'hai visto questo cambio? Vabbè, quello sì, Dani Alves sì, perché Dani Alves andava via, già voleva andare via l'anno scorso, così che vabbè, quello è un'altra cosa, però non mascherano. No, mascherano assolutamente no. Senti, invece adesso lancio proprio una bomba. Higuain lo vuole il Bayern Monaco, il Napoli però vuole i soldi, tanti soldi. Secondo certo. te Higuain, che conoscendo anche un po' il sangue argentino, secondo te Higuain si sposterà o no? Dipende del soldi, quello. No, non credo che Higuain si trovi molto bene al Bayern Monaco, poi. Però... Perché non è la squadra sua. Non è la mentalità sua, è un'altra cosa. Non è, capito? Non, sì, vabbè, non è il Napoli, non c'ha il calore. Non è la mentalità latina, no. È un'altra mentalità, un altro criterio. Però comunque c'è la richiesta. Andiamo... Se c'è il soldi da permesso... Sì, potrebbe uscire anche magari... qualcosa, diciamo, anche a livello di società, perché vogliono tanti soldi, però staremo a vedere. Allora andiamo a vedere un po' di notizie di calciomercato, entriamo più nel dettaglio, perché calciomercato, abbiamo parlato di europeo, adesso è un po' ferma la situazione, anche per la Coppa America, i giocatori sono impegnati. Calciomercato c'è sicuramente da definire alcune situazioni, tipo per esempio, eccola qua, c'è Ikoné che firma con il Paris Saint-Germain. Questa è una notizia, perché Ikoné era un giocatore che era seguito dalla Juve, sì. E invece adesso rimane verrà preso al Paris Saint-Germain. Insomma, non è un altro Coman, diciamo così.
Poi si parlava tanto del Daniel Paris Saint-Germain che andava via Ibrahimovic. Esatto, esatto. E poi si parla anche molto, anche vediamo di per esempio l'ultime notizie riguardano Biglia della Lazio. La Lazio blinda Biglia, e questa è una notizia. Perché Biglia era un giocatore che doveva partire, doveva andare all'Inter, tra l'altro. All'Inter, sì. E invece niente. Tu pensi che l'Inter riesce a prendere Candreva? Non so. Non credo. È molto difficile, anche se il giocatore vuole andare all'Inter, mancano secondo me i soldi. Questa è la situazione. Un altro giocatore interessante, sempre sulla piazza, è Ibrahimovic. Allora, sì. Allora, parliamo di Ibrahimovic, perché Ibrahimovic in settimana ha rilasciato delle dichiarazioni. Ha detto: io farò un video dove esce quello, la squadra dove andrò. Ha detto proprio così, cioè io andrò qua. Ha detto: faccio uscire un video. Poi quel video non è uscito. Sì, sì, l'abbiamo messo su Twitter, no? Quello, sì. E quindi si è creato, insomma, una situazione un po'... un po' così, di un po' imbarazzante. Sì, un po' di mistero, un po' di... Secondo te Ibrahimovic dove andrà la prossima stagione? Ah, al psichiatrico. Dici, proprio all'ospedale psichiatrico. Beh, sicuramente Ibra non è che sta molto bene, secondo me, a questo punto, visto che fa uscire un video dove spieghiamo ai nostri ascoltatori dove lui parla più che altro dei suoi vestiti e della sua linea di moda, cioè sì, vabbè. Non c'entrava assolutamente nulla, quindi sorvoliamo. Allora, notizie ufficiali ovviamente non ne abbiamo di calciomercato, c'è però la Juventus che sembrerebbe, adesso andiamo a parlare invece di Pjanic, sì. E qua c'è da sfondare veramente una porta aperta. Perché? Perché il giocatore ormai sembrerebbe un giocatore della Juventus, caro Alberto. Quindi sì. 32 milioni di euro alla Roma. Come la vedi questo grande acquisto da parte della Juventus? Miralem Pjanic. Sì, vabbè, per la Roma va benissimo questo 32 milioni con i quali può comprare qualche calciatore che evidentemente ne manca. Quindi dici che magari potrebbe essere un modo, una soluzione per rifare un po' la squadra. Esattamente. Non hanno preso molto bene i tifosi della Roma, ovviamente, perché sui social si sono scatenati, hanno detto un po' di tutto, di cattiverie gratuite al giocatore, anche mercenario, insomma un po' di tutto. Però comunque, insomma, Alberto, ma se tu dovessi essere, se tu scegli Pjanic, no? Dovessi essere Pjanic, cosa sceglieresti? Perché comunque lì non c'è più l'attaccamento di maglia, cioè lui prende uno stipendio che va dai 4 milioni di euro ai quasi 6 milioni di euro, insomma. Mamma mia. Tu cosa sceglieresti, di rimanere alla Roma o di andare a giocare alla Juve? Certamente, se come calciatore, perché come tu dici che no, se non sei attaccato alla maglia, che no, evidentemente non lo sono dei professionisti, io sceglierei la Juve, perché la Juve ha sempre più possibilità di giocare i grandi campionati, no? Non soltanto il campionato italiano, se non andare o alla Champions e tutto quanto. Quindi dici che potrebbe essere una scelta importante quella, sì, di Pjanic? Penso che Pjanic, in quel senso non credo che sia tanto poco intelligente per non capire quello. Beh, questi sono dei misteri che poi non ci dicono tutto, ma il giocatore sembrava che dovesse rinnovare con la Roma e poi all'improvviso se n'è andato. Era in vacanza a Ibiza, ricordiamolo, e è dovuto scappare via proprio perché purtroppo, insomma, buon per lui, la Juventus ha deciso di regalargli questo stipendio molto oneroso. Ovviamente, no, inoltre, come ti dico... Se tu sei un calciatore e vedi che puoi giocare
Inoltre del campionato italiano, la Champions League, la Coppa Italia, eccetera, eccetera, mica non vai. Pjanic oggi ha detto: io alla Juve solo Pallotta può annunciarlo, nessuno è autorizzato a parlare a mio nome. Quindi aspettiamo adesso le parole di James Pallotta. Nel frattempo sembrerebbe che ormai c'è già l'accordo tra le due squadre, manca solo l'ufficialità praticamente. Questa è la questione. Allora, nell'attesa di sentire altre hit del nostro Alberto, chi dice andiamo in pausa, caro Alberto? Andiamo in pausa musicale. In pausa musicale, perché abbiamo altre canzoni da ascoltare. Tra l'altro abbiamo queste hit di Alberto questa sera, meravigliose, dal Sud America direttamente. Allora, ascoltiamo a questi che purtroppo non ce l'hanno fatta, gli uruguayani. Poi infatti due parole sull'Uruguay le diciamo subito. Sì, vabbè, sull'Uruguay l'abbiamo detto prima, no? Ho letto quello che avevano detto Godin, tanto i calciatori come l'allenatore, no? Purtroppo. Ma secondo te lo esonerano Tabárez o si dimette lui? Non credo che lo esonerano, non credo. Si dimetterà? Per quello che ha detto, ha detto: questa è la quinta coppa che faccio, mai mi era successa una cosa così. Quindi la dichiarazione che penso... per dire, secondo me siamo arrivati al capolinea. Eh sì. Va bene, allora sentiamo una canzone uruguayana, abbiamo? Sì, guarda, ci sono di tutta la musica attuale, la musica rock, pop, i gruppi più bravi sono argentini, messicani e uruguayani, eh? E poi questo panameño, questo che abbiamo sentito prima, è stato di sitio. Allora, ascoltiamo, c'è un bravissimo gruppo, si chiama La Vela Puerca, La Vela Sporca. Ascoltiamo La Vela Puerca y el brano Llenos de Magia, Pieni di Magia. Oh, perfecto. Ok, quindi... entonces La Vela Puerca y Llenos de Magia, vamos. Vamos, eccola qua che la stiamo per pescare, aspetta che la troviamo, eccola qua, Llenos de Magia. Vamos. Muchísimas gracias.